Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video extra, oggi piccolo unboxing potteriano e giveaway, che vi spiegherò alla fine del video. Intanto ragazzi voglio mostrarvi questo oggetto che ho acquistato davvero tantissimo tempo fa, qualcosa come 3 mesi perlomeno, e finalmente è giunto il momento di unboxarlo assieme a voi, quindi tiriamo immediatamente la linguetta dell'apertura facilitata. Ecco qua ragazzi, abbiamo tirato la nostra linguetta ed ecco che vi faccio vedere qual è il prodotto in questione. È arrivato un po' ammaccato, si tratta della valigia di Newt Scamander di Running Press, tanto per capirci la stessa azienda che ha sfornato il nostro amatissimo boccino d'oro che ha avuto un successo enorme qui sul canale. Ecco, di recente è arrivata questa nuova valigetta di Newt Scamander, beh, di recente neanche tanto, visto che come vi dicevo ce l'ho già da qualche mese in casa, e adesso ne arriveranno anche altri. Arriverà ad aprile anche Pickett, che sicuramente prenderò, e arriverà anche la miniatura di Dobby. E ragazzi, sicuramente questi due arriveranno sul canale, ma adesso bando alle ciance e apriamo la nostra confezione, che è ancora sigillata, ma io non vedo in giro il mio bisturi, quindi mi assento un attimo. Eccomi qui col mio fidato bisturi, quindi adesso andiamo a tagliare l'adesivo e vediamo il contenuto di questa scatoletta, che comunque è molto ben fatta e mi piace tantissimo. È la prima dedicata ad animali fantastici e spero vivamente ne arrivino altri in futuro, perché sono sempre cose molto molto carine. All'interno troviamo la nostra valigetta che adesso andremo ad aprire, e poi troviamo questo libricino che riproduce il taccuino di Newt Scamander, che è avvolto con il suo cordino di pelle, e all'interno ci sono delle immagini tratte dal film. Ecco che vediamo Newt, o ad esempio ho intravisto il nostro Snaso. È un libricino molto molto carino, abbiamo il tuono alato, mi piace. Questo credo che lo conserverò, a differenza degli altri che contenevano degli adesivi. Questo lo apprezzo molto di più. Ma adesso ecco che dobbiamo andare ad aprire la nostra valigetta. Togliamo quest'altro scotch e vediamola in tutto il suo splendore, almeno si spera. Bene, eccola qui. C'è la linguetta che protegge la batteria che andiamo a togliere. E ragazzi, devo dirvi che mi piace parecchio, è tutta in plastica, però sembra effettivamente, guardandola, che sia una valigetta consumata dal tempo in pelle. E adesso direi di andare ad aprirla per vedere cosa c'è al suo interno. Ragazzi, bellissima, che figata! Credo che adesso ve la mostrerò più da vicino. All'interno ci sono semplicemente le zampette dello Snaso che, una volta sollevato il coperchio, sbucano qui dalla nostra valigetta, un po' come nella scena famosissima del film che è stata utilizzata anche nei trailer, dove vediamo le zampette del nostro Snaso che sbucano dalla valigia di Newt, che ha qualche problema a rimanere chiusa. Beh, devo dire che mi piace tanto, l'effetto sonoro è davvero molto forte e molto intenso, quindi ve la consiglio, costa davvero poco, non costa tantissimo, quindi sotto trovate naturalmente il link in info box, ma mi piace davvero tanto e quindi voglio riaprirla. Beh, ovviamente su questa valigetta non c'è moltissimo altro da dire, se non che è davvero ben fatta e che probabilmente io la metterò vicino ai miei Funko Pop di Animali Fantastici, perché la dimensione è abbastanza contenuta e può fare la sua bella figura vicino al pop di Newt, visto che io non ho acquistato all'epoca quello con la valigetta in mano, che era un'esclusiva del Comic Con di San Diego. Mannaggia me, ancora all'epoca non ero fissato coi Funko Pop. Bene ragazzi, ma adesso passiamo al nostro giveaway. Questo è un giveaway in collaborazione col canale CCTube. Cosa dovrete fare per partecipare a questo giveaway? Delle cose semplicissime. Dovrete essere iscritti sia al mio canale che al canale di Silvia, che trovate naturalmente in info box e anche su nelle schede. E poi, una volta iscritti a entrambi i canali, io do per scontato che voi siate già iscritti al mio, almeno mi auguro, dovrete commentare sotto i nostri video con la parola partecipo. E un'altra cosa da fare sarà quella di invitare un'altra persona a partecipare al giveaway. Bene ragazzi, cosa si vincerà? Sul mio canale si vincerà una di queste valigette, che credo proprio potrà piacervi.
Quindi, ragazzi, mi raccomando, partecipate in tanti e portate anche altri amici a partecipare ai nostri giveaway. Bene, però nel canale di Silvia si vincerà un altro oggetto potteriano che non è questa valigetta, ma è un'altra cosa che però vi svelerà lei. E per questo motivo troverete sotto in info box il link al suo video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, partecipate perché i premi sono davvero interessanti, secondo me. Bene, ragazzi, io a questo punto credo di avervi spiegato tutto, è tutto abbastanza chiaro. Per ricapitolare, dovrete semplicemente essere iscritti a entrambi i canali, portare una persona a partecipare al giveaway e commentare con la parola partecipo. Il giveaway si chiuderà alla mezzanotte del 26 e quindi giorno 27 io annuncerò qui sul mio canale il vincitore della valigetta di Newt Scamander e sul canale di Silvia naturalmente ci sarà il vincitore dell'altro oggetto potteriano. Bene ragazzi, questo piccolo video extra finisce qui, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa valigetta che comunque secondo me resta davvero molto carina. Ragazzi, in info box oltre al link del video di Silvia troverete anche tutti i link di Amazon alle wishlist che ho creato con gli oggetti potteriani che vi consiglio, trovate tutti i link con i codici sconto per MP oppure troverete anche il codice sconto 7 Potter, ve lo ricordo, per acquistare queste magliette potteriane ma anche di altri fandom su Pampling con lo sconto del 15%. Io ne sto acquistando una carrettata, presto arriverà un video dedicato sul canale perché ormai sono diventato dipendente anche da questa cosa, quindi che qualcuno mi aiuti, ragazzi. Bene, io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento la settimana prossima e vi auguro a tutti in bocca al lupo. Ciao!